Ciao a tutti e... No, no, basta. Sono stanca di sentire continuamente ciao, 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 ciao. È giunto il momento di imparare alcune alternative. In italiano, a differenza delle altre lingue, siamo soliti utilizzare ciao sia quando incontriamo qualcuno, sia quando ci separiamo al termine di una conversazione. Insomma, per capirci meglio, traduciamo sia hello che goodbye, sia hola che adios, sia salut che au revoir, nello stesso identico modo. Ciao! Quindi immaginate che noia, che strazio sentire questa parola decine e decine di volte ogni santo giorno. Questa storia deve finire. Per questo, in questo video, ho deciso che libererò l'Italia dal virus del ciao. Ok, cominciamo subito con le alternative a ciao che potete utilizzare per cominciare una conversazione e poi passeremo a quelle per concluderla. Prima alternativa, ehi. Questa è una soluzione perfetta in contesti informali, quando volete salutare i vostri amici e parenti, ma sarebbe meglio evitarla in contesti più formali o con persone che non conoscete bene. Ehi, Graziana, come te la passi? Ehi, che bello rivederti! Sto benissimo, e tu? Altre due alternative piuttosto informali che potete utilizzare al posto del noioso e ripetitivo ciao sono we e weila. Chissà se è nato prima we o weila. Weila? Uè, che mi racconti di nuovo? La solita, e tu? Ma niente di che. Un'altra alternativa a ciao che si usa abbastanza di frequente, nonostante potrebbe sembrarvi strano, è hola. Seppur gli italiani non parlino perfettamente lo spagnolo, anzi direi non lo parlano affatto, capiscono perfettamente il saluto hola. Però fate attenzione perché va bene soprattutto in contesti informali. Hola, come va? Benissimo, la mia vita va a gonfie vele. Sempre tra le alternative informali troviamo inoltre chi si rivede. Questa alternativa però si utilizza quando non vedevamo l'altra persona da molto tempo, quindi non va bene se utilizzata con persone che siamo soliti incontrare quotidianamente. Stessa cosa vale per l'alternativa chi non muore si rivede. Anche questa non va utilizzata con quelle persone che generalmente incontriamo ogni giorno o ogni settimana. Chi non muore si rivede. Rocco, che piacere rivederti, come stai? Bene, ora passiamo alle alternative più formali. Prima tra tutte non possiamo non citare buongiorno. Buongiorno è però ovviamente una forma di saluto che va utilizzata soltanto di mattina. Ora, lo so che i più precisini tra voi si staranno chiedendo, ma esattamente da che ora a che ora è possibile utilizzare buongiorno? Ora, vi mentirei se vi dicessi che esiste una regola precisa, però tutto sommato è possibile dire che va benissimo utilizzare buongiorno a partire dall'alba, quindi dalle 6:30, le 7, fino alle 12, all'una, anche alle 2 volendo. A partire dalle 2, le 3, fino al tramonto, quindi le 5, le 6, le 7, dipende dalla stagione, è possibile invece utilizzare un'altra alternativa a ciao che è buon pomeriggio. Infine, dalle 18 in poi utilizziamo buonasera. Fate attenzione, l'espressione buonanotte è esclusivamente una forma di congedo da qualcuno che si presume andrà di lì a poco a dormire. Buongiorno. Buongiorno Graziana, ti va un aperitivo più tardi? Come no? Buon pomeriggio. Eccoti, ce l'hai fatta! Ho fatto un po' tardi perché mi sono fermata ad acquistare i biglietti del cinema per stasera. Buonasera. Wow, grandioso! Affrettiamoci Buonasera, il film sta per iniziare. allora. In ogni caso, tra le alternative formali a ciao, la più diffusa è probabilmente salve.
Salve sta diventando davvero molto diffuso, probabilmente perché, come vedremo tra pochissimo, va benissimo se è utilizzato sia come forma di saluto quando si incontra qualcuno, sia come forma di congedo quando ci si separa. Salve, ho un appuntamento con l'avvocato a nome di Rocco da Bellonio. Salve, l'avvocato è impegnato con un altro cliente, può accomodarsi all'ingresso, la chiameremo appena si libera. Perfetto, finora abbiamo visto quelle alternative a ciao che si utilizzano come forme di saluto quando si incontra qualcuno. Adesso invece è giunto il momento di vedere le alternative a ciao che utilizziamo come forme di congedo, cioè quando ci separiamo da qualcuno al termine di una conversazione. Tra quelle più informali troviamo soprattutto ci vediamo dopo e a dopo. Chiaramente queste forme di congedo sono perfette se sappiamo benissimo che di lì a poco incontreremo di nuovo quella persona dalla quale ci stiamo adesso separando. Stessa cosa vale per a più tardi. Altre alternative a ciao come forme di congedo invece sono a presto o arrivederci. Anche se quest'ultima è un tantino più formale, soprattutto se la utilizziamo con il pronome di terza persona singolare nella forma di cortesia arrivederla. Ehi, hai voglia di farti una pizza stasera? Certo! A dopo allora! A più tardi! Una forma di congedo piuttosto interessante è addio. Infatti, di regola potremmo dire che addio indica una separazione permanente e che quindi viene utilizzato da due o più persone quando queste sanno che non si rivedranno più o che comunque non si rivedranno più per un lungo periodo di tempo. Tuttavia, spesso è possibile utilizzare addio anche in contesti informali con una sfumatura ironica. Non fare tardi, alle 9 ti passo a prendere. A dopo. Addio. No! Mio amore! Sto morendo. Addio. No! Tuttavia, sempre in contesti informali, sarebbe possibile congedarsi da qualcuno utilizzando alcune alternative prese in prestito da francese, inglese e spagnolo. Adios, goodbye, bye, au revoir. Invece, tra le espressioni formali di congedo, troviamo buona giornata, che sarebbe l'equivalente per congedarsi di buongiorno. Buon pomeriggio, che rimane invariato. E infine, buona serata, che sarebbe l'equivalente per congedarsi di buonasera. Buongiorno, dottore. Potrebbe consigliarmi qualcosa per la tosse? Certo. Passi stasera così le do un ottimo antibiotico. Adesso sono troppo indaffarato. D'accordo. Buona giornata, allora. Buona giornata. Buonasera. Signorina Filomeno, ecco il suo sciroppo. Vedrà che con questo tornerà in perfetta salute nel giro di qualche giorno. Grazie e buona serata. Buona serata anche a lei. E per concludere, come vi avevo anticipato, abbiamo salve, che rimane invariato e che può essere utilizzato sia quando ci si incontra sia quando ci si congeda. Se questo video vi è piaciuto, allora non perdete anche il video sulle alternative a molto. Io e Rocco ci siamo divertiti tantissimo a farlo. Ah, e ovviamente non dimenticate di seguirmi su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, dove pubblico tanti contenuti divertenti e interessanti come questi. Io vi saluto e vi auguro il meglio. Ehi, ma ti sei già iscritto a Italiano in Contesto? Italiano in Contesto è il più famoso corso di italiano al mondo, sviluppato da noi di Lernamo. Infatti, Italiano in Contesto è l'unico corso sulla faccia della terra che vi permetterà di apprendere le espressioni, i modi di vivere e le parole usate dagli italiani nella loro vita quotidiana. Italiano in Contesto prevede ben 10 video lezioni contestualizzate, accompagnate da una spiegazione scritta ed esercizi automatici. Inoltre, Italiano in Contesto è l'unico corso che permette ai suoi studenti di commentare con i propri dubbi e le proprie domande e ricevere risposta in pochissimo tempo da professori madrelingua italiani. Quindi, cosa aspetti a iscriverti? Utilizzando il codice coupon VoglioParlare
otterrai anche uno sconto del 37%. Non fartelo sfuggire, il link è nella descrizione. Corri a studiare e inizia a parlare.